A protestare davanti a Banca Italia c'era anche una delegazione del Movimento 5 Stelle che considera gli interventi del governo poco trasparenti. Sono soltanto polemiche sterili, dice il Partito Democratico, che oggi depositerà in Senato una proposta di legge per una commissione d'inchiesta sul sistema bancario. E intanto, poco fa, al Senato il governo ha posto la fiducia sulla legge di stabilità. Sentiamo Rita Cavallo. Secondo voi che cosa avrebbe dovuto fare il governo? Non è abbastanza quello che ha fatto? Avrebbe dovuto prima utilizzare il fondo interbancario per salvare queste banche, con i soldi delle banche, perché non sta scritto da nessuna parte che non lo poteva fare. Poi deve fare una legge immediata per diversificare le banche commerciali da banche d'affari, perché le banche devono tornare a fare le banche, prestare soldi alle imprese. Io cittadino devo sapere che se metto dei soldi in banca, quei soldi vanno alle imprese e non operazioni speculative. E poi che deve fare? Deve dire a Banca d'Italia che i dividendi che si prendono ogni hanno le banche private, grazie anche a quella legge vergognosa IMU Banca d'Italia contro la quale noi ci siamo opposti, è passata solo per la ghigliottina della Boldrini, danno milioni di euro alle banche private e quei milioni di euro andassero ai risparmiatori e agli obbligazionisti che hanno perso tutto con questa truffa delle quattro banche. Banca Italia non può più vigilare sugli altri istituti di credito. I 5 Stelle vanno all'attacco, scendono in piazza accanto ai risparmiatori per dire che l'istituto di Via Nazionale, insieme alla Consob, sarebbe coinvolto in un conflitto di interessi e pienamente responsabile di quanto accaduto. E di conflitto di interessi, a proposito del caso Boschi, torna a parlare anche Grillo sul suo blog, dando della bugiarda al ministro delle riforme e dicendo che per questo governo non è vero che chi sbaglia paga. Il mondo delle banche è in fibrillazione, l'ABI chiede chiarezza all'Europa, che avrebbe consentito al Portogallo di utilizzare risorse dello Stato per aiutare una banca in difficoltà dopo averlo invece impedito all'Italia. Dal governo arriva l'invito a troncare ogni polemica. Per Ettore Rosato, capogruppo del PD, bisogna muoversi sulla linea delineata dal presidente Mattarella, di cui si apprezza l'appello alla collaborazione fra tutte le istituzioni per fare chiarezza e sostenere i cittadini in difficoltà.